la fotografia dell'economia modenese che ci arriva dalla CGIL: rallenta la crescita, bene il settore del turismo, a sorpresa cala invece il numero degli occupati. L'economia modenese nel 2023 è cresciuta, ma a ritmi decisamente meno sostenuti rispetto agli anni precedenti. Costruzioni e terziario, legato soprattutto al turismo, i macro settori che fanno da traino, mentre sono proseguite le difficoltà dell'industria, sulla quale pesa il rallentamento delle esportazioni, specialmente in un settore chiave per l'economia provinciale come quello della ceramica. Questa è la fotografia annuale sull'economia di Modena e della sua provincia di IRES, l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali della CGIL. Le costruzioni continuano a fare da traino, ma con previsioni molto negative per il 2024. Ecco. La cosa che va bene è il turismo. Modena è una delle realtà in regione in cui il turismo, in particolare anche la città di Modena, ha avuto una crescita più positiva negli ultimi anni. Modena e Bologna sono quelle che complessivamente vanno meglio. Altro dato significativo, quello legato ai lavoratori. La crescita dell'economia non è più accompagnata da quella degli occupati, come era avvenuto in modo robusto nel 2022. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi 2023, relative all'anno d'imposta 2022, confermano una tendenza all'aumento delle diseguaglianze. C'è una parte importante del lavoro dipendente che o lavora part-time o non lavora comunque tutto l'anno, e quindi questa parte alla fine riesce a mettere insieme dei redditi annui che sono piuttosto bassi. Ecco. Si ricollega poi alle notizie che ieri l'Istat a livello nazionale ha dato sull'esistenza di un'ampia fetta di lavoro dipendente povero, di fatto. Il nostro mercato del lavoro ha all'interno delle grandi disuguaglianze che colpiscono purtroppo ormai da tanti anni sempre gli stessi soggetti, per cui donne, giovani e anche stranieri.